Ciao a tutti gli amici di Invici Magazine. Allora, in occasione della settimana ciclistica internazionale Coppie Bartali andiamo alla scoperta di un team ciclistico professionistico che noi magari potremmo essere portati a considerare minore. In realtà minore non lo è, è una di quelle squadre che poi spesso diventano vivaio per campioni di domani. È un team tutto italiano, si chiama Beltrami TSA Team Trecolli. Lo andiamo a scoprire assieme a uno dei suoi direttori sportivi, Stefano Roncalli. Ciao Stefano, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, che squadra è questa? Noi siamo una squadra Continental. Continental è il terzo rango, diciamo, esatto, in una classificazione che vede le World Tour al top, poi le Professional e poi le Continental. Sono però squadre a tutti gli effetti professionistiche. Sì, noi siamo squadre professionistiche che corrono anche nei dilettanti, però ecco, noi siamo la terza fascia del ciclismo. Quindi un calendario misto, sia gare professionistiche pure, diciamo, come questa, sia anche gare di livello dilettantissimo, che sarebbero le Under 23 e le Elite. Esatto, quindi noi abbiamo la possibilità di fare queste corse con i professionisti, qua in Italia e anche all'estero ovviamente. Allora, la nostra curiosità, come è organizzata una squadra del genere? Ce lo fai conoscere? Assolutamente sì. Ci accompagni? Certo. Andiamo. Iniziamo da questo bel parco bici, Stefano. Sì, esatto. Allora, qui troviamo le 7 bici che useranno oggi i nostri ragazzi, Argon 18, fornite da Beltrami. Sì. Allora, per riferimento, quante biciclette ha in uso un corridore Continental rispetto ad esempio ad uno World Tour? Allora, noi abbiamo una bici da gara, una bici da scorta e una bici da cronometro che i ragazzi hanno a casa. Quindi sono 3 bici per ogni atleta, per un totale di quanti atleti corrono nel team? Noi abbiamo 15 atleti che corrono nel nostro team, rapido calcolo ci sono 45 biciclette. Quante gare l'anno? Gare l'anno saremo su una 70 di giorni di corsa su tutto l'anno, tra professionisti e gare nei dilettanti. Questo qua è il nostro camion officina dove trasportiamo tutto il materiale, è prettamente attrezzato, dove come vedete abbiamo tutto il posto dove rimettere le bici, le ruote, lavatrice, asciugatrice, tutto per il post tappa, quindi dove il nostro meccanico e i nostri massaggiatori preparano tutto, finita la tappa, per poi il giorno successivo alla partenza. Stefano, quante persone compongono lo staff di una squadra come questa? Ma noi siamo sostanzialmente 3 direttori sportivi, abbiamo 2 meccanici, 3 massaggiatori, il nostro medico sportivo, nutrizionista e comunque team manager, che compongono sostanzialmente lo staff operativo di tutta la squadra. Se volessimo fare un confronto con una squadra World Tour, se si può fare, ecco, a livello appunto di staff, che numeri ci sono da quella parte e che numeri ci sono? I numeri di staff sono ampiamente diversi. In una squadra World Tour si parla di circa 60 persone del personale, tra direttori sportivi, massaggiatori e meccanici, quindi diciamo. Voi invece mi hai detto in tutto? Noi in tutto saremo 12-15 persone, ecco. Quindi. Ecco qua, questo è il nostro pullman che usiamo per tutte le corse dei professionisti a cui partecipiamo, come a cospetto anche delle grandi squadre. Noi abbiamo questo pullman della società, prettamente allestito, con il vano dove i corridori si cambiano prima di partire. Questo, Stefano, è un pullman quindi della squadra? Siete... Sì, questo è il nostro pullman che è stato prettamente allestito da Tresca per tutte le nostre esigenze per cui abbiamo bisogno. Ecco. Quindi esattamente sulla scorta di quello che succede anche nei grandi team, poca differenza. Esatto. Proprio nel pullman facciamo la conoscenza con Stefano Chiari, che del team Beltrami TSA Trecolli è general manager. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Ma un giocattolo del genere che costi ha? Significa gestire una squadra Continental? Sì, come budget abbiamo in circa 550-600 mila euro per una stagione agonistica in corso. Che impegno è seguire una squadra di questo tipo? È un impegno molto importante, anche perché noi facciamo circa 100 corse in un anno. Calendario nazionale, internazionale o soprattutto nazionale? Facciamo calendario nazionale e internazionale, noi facciamo 50 corse in un anno con i professionisti e rimanente facciamo nazionale e internazionale Under 23. Da questa squadra in passato sono stati, diciamo, passati in termini, allevati dei campioni che poi sono passati a squadre superiori. Questo è l'obiettivo principale del team? Oppure anche ambite a vincere, insomma, a fare la meglio in gare dove appunto vi scontrate con atleti di livello World Tour?
Sì, chiaramente insomma, la vittoria è sempre l'obiettivo principale, perché vincere piace sicuramente a tutti, però abbiamo un programma di crescita di ragazzi che chiaramente nel giro di 3-4 anni ambiamo, diciamo, a farli passare in squadre o World Tour o sicuramente un gradino sopra noi. In bocca al lupo allora. Grazie mille, Crepi.